Ciao ragazze, benvenute in un nuovo video. Oggi registro questo video che mi avete richiesto veramente in tantissime, ovvero sia la mia hair care routine, tutti i prodotti che utilizzo per i capelli, per curare i capelli, eccetera. Allora, iniziamo subito partendo dallo shampoo, quindi da quello che utilizzo per lavarli. Di solito cerco di utilizzare sempre degli shampoo delicati, magari Sebo Balance, cioè degli shampoo che posso utilizzare tranquillamente un giorno sì, un giorno no, comunque ogni 2 giorni, perché è il periodo, cioè è la tempistica con cui mi lavo i capelli. Allora, in questo momento sto utilizzando questo shampoo qui, che è quello della Schultz famoso ed è lo shampoo ravvivante ultra delicato. Ve ne avevo parlato anche in un altro video. La Schultz mi aveva inviato tutti i suoi prodotti circa ottobre-novembre, ma io già la conoscevo, già avevo acquistato questi prodotti e quindi li ho usati tutti ottobre, tutto novembre. Poi ho fatto un periodo di pausa e adesso mi hanno rinviato un altro di nuovo tutti i loro prodotti perché avevo vinto un concorso fotografico. Insomma, me li hanno rinviati tutti. Devo dire che mi piacciono molto perché è uno shampoo molto delicato, è uno shampoo che non ha schifezze dentro e me li lava bene. Ecco, io cerco sempre di utilizzare shampoo delicati, che l'importante è che mi lavino bene i capelli, ma di solito, insomma, acquisto anche, insomma, acquisto no, anche soprattutto cose di profumeria, comunque non spendo mai troppi soldi per gli shampoo. Un altro shampoo con cui mi sto trovando bene, che non ho qui, ma magari vi metto la foto qui, è quello della Vital Care che ho acquistato da Tigotà e lo trovate quindi nelle profumerie. E anche questo è quello nella boccetta azzurra, bella grande, adesso ce l'ho a Milano. E anche con quello mi trovo molto molto bene perché è molto delicato, mi va a detergere, a pulire molto bene i capelli. E poi un altro invece che ho utilizzato, che mia mamma ha buttato via la confezione, un altro shampoo delicato di cui non ho trovato la foto su internet, non so perché, è quello della Biogesan. È uno shampoo che costa pochissimo, costerà 2 euro più o meno. Lo trovate anche quello da Tigotà, è in un barattolone molto semplice, bello grosso, bianco con un tappo blu e c'è scritto proprio shampoo Biogesan, delicato, insomma, magari tanti di voi già, insomma, già lo conosce. Comunque, uso sempre shampoo delicati. Quello su cui mi concentro invece è la lunghezza dei miei capelli. Io ho i capelli, insomma, abbastanza lunghi e cerco sempre di nutrirli tantissimo, anche perché li vado sempre a piastrare, ad arricciare, eccetera. Allora, una cosa che mi ha cambiato davvero la vita, tra virgolette, è ho smesso di utilizzare il balsamo, cioè praticamente non compro più balsami, e al posto del balsamo ogni volta vado ad utilizzare una maschera. Il balsamo in realtà serve solo per districare i nodi, non è che vada tanto a nutrirli, quindi di solito preferisco sempre utilizzare una maschera e da quando faccio così ho i capelli veramente molto molto più idratati, molto molto più nutriti, più morbidi, più facili da asciugare e meno crespi. Allora, io non sono una patita dei prodotti bio, cioè non è che vado a guardare l'INCI che non abbia schifezze. Sì, cerco di stare attenta, ma io compro i prodotti che vendono al supermercato o anche in profumeria, non vado a spendere tutti questi soldi di maschere, eccetera. Però un prodotto con cui mi sono trovata molto molto bene di maschere sono quelle della Testa Nera, che non ho qui perché ho finito, ma anche di queste vi metto la foto. E sono quelle maschere che agiscono, costano sui 4 euro circa, forse massimo 5 euro, e vanno praticamente a agire solamente in pochi minuti, in 2 o 3 minuti. Quindi io, dopo che ho passato lo shampoo, passo solamente sulla lunghezza la maschera, massaggio bene tutti i capelli e poi vado con una pinza a fermarli dietro. Nel frattempo mi lavo tutto il resto del corpo, insomma. E da quando utilizzo, saranno più o meno 4 mesi che faccio questa cosa, cioè che al posto del balsamo utilizzo solo le maschere. E devo dire che ho visto tantissimo la differenza. E in questo momento invece sto utilizzando, abbinata allo shampoo, questa maschera della Schultz che appunto va bene ugualmente, ed è la maschera ristrutturante con camomilla, papa reale e germe di grano. Mi piacciono tantissimo, tra l'altro, i profumi di camomilla, insomma, mi trovo molto bene. E quindi appunto da quando ho smesso di utilizzare il balsamo, al posto del balsamo utilizzo solo le maschere, ho visto che c'è stato, insomma, un grande cambiamento. Poi, per quanto riguarda, un altro shampoo che non vi ho fatto vedere prima, sempre della Schultz che va molto bene, è lo shampoo ristrutturante, anche questo.
appunto va benissimo anche questo, senza schifezze, senza camomilla bio, eccetera. Non ve l'ho neanche fatto vedere là dentro qua. Comunque, ecco, shampoo delicati. Finito il lavaggio, diciamo, vado a pettinarli sempre bene con un pettine a denti larghi in legno. Voglio provare la Tangle Teaser, però insomma devo ancora acquistarla. Fatemi sapere se la state utilizzando. Io ho visto un sacco di recensioni di questa spazzolina miracolosa, insomma. Se l'avete provata, fatemi sapere se ne vale la pena. Comunque, vabbè, districo i capelli e una volta dopo averli districati vado sempre ad applicare un olio oppure dei cristalli liquidi. Allora, ultimamente ve ne faccio vedere alcuni che sto utilizzando, perché io ogni volta che mi lavo i capelli metto gli oli a ruota. Cioè, una volta metto questo, una volta questo, giusto per cambiare, per non abituare il capello sempre allo stesso olio, diciamo. Allora, uno che mi piace veramente tantissimo è questo qui, olio illuminante ai semi di lino, capelli secchi aridi di Bottega Verde. Questo costa sui 5-6 euro e va veramente molto 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 bene. Ne metto una quantità generosa sulle mani e anche questo lo applico bene sui capelli, solamente sulle lunghezze, perché appunto per non andare a ingrassare la cute. Questo va veramente molto bene. Poi in alternativa, per cambiare, vado a applicare anche questo qui di Natura Verde, ed è sono cristalli liquidi, questi in realtà non è proprio un olio, insomma all'olio di argan e macadamia. Anche questi vanno molto molto bene, appunto li utilizzo a ruota. E invece poi ci sono questi di Kiko che sto utilizzando, sono sempre dei cristalli liquidi e questi sono praticamente indicati per controllare l'effetto crespo e andare a mantenere l'effetto liscio nei capelli. Quindi di solito questi li utilizzo quando voglio farmi la piega liscia, poi voglio usare la piastra, e quindi utilizzo questi. Una volta averli, cioè insomma, dopo averli asciugati, e tra l'altro vi faccio vedere cosa utilizzo per asciugarli, siccome i miei sono un po' crespi e cerco sempre di tirarli, di solito li asciugo con il phon all'80%, dopo vi faccio vedere anche il phon e le varie piastre che utilizzo, e quando sono asciutti al 70-80% vado con il phon a tirarli con questa spazzola termica professionale. Questa qui l'ho acquistata dalla mia parrucchiera, ovviamente non potevo pulirla prima, comunque vabbè, c'è qualche capello in giro. E è la Thermix Professional, l'ho acquistata appunto dalla mia parrucchiera, ho questa versione piccola e anche una versione più grossa e va molto molto bene. Se volete comprare una spazzola termica, una spazzola che vada bene per fare la piega ai capelli, non prendete cinesate, ma prendete una spazzola insomma decente, ecco, secondo me ne vale la pena. Questa l'avevo pagata sui 18-19 euro, ma ce l'ho tipo da 3 anni e va veramente benissimo, e di solito la utilizzo tantissimo soprattutto in questa zona qui, perché è la zona più crespa, cioè il punto dove ho i capelli più crespi, me li va a lisciare veramente molto molto bene. Quindi alla fine passo in generale appunto questa spazzola, faccio molto spesso anche questo movimento con il phon, la giro in questo modo e poi insomma passo il phon per ammorbidire il capello. Quindi è questa quella che utilizzo. Una volta che sono tutti quanti asciutti i capelli, di solito vado a prendere ancora l'olio che avevo utilizzato prima, quindi o questo oppure questo qui, e vado a dare un altro po' d'olio, pochissimo, solamente sulle punte per ammorbidirli ulteriormente. Poi appunto una volta che li ho asciugati tutti, di solito procedo con l'utilizzo della piastra oppure dell'arriccio capelli, perché sinceramente insomma io devo sempre farci la piega, anche se un po' si rovinano, però appunto non posso fare a meno. E prima di applicare di utilizzare la piastra oppure l'arriccio capelli, vado ad utilizzare sempre uno spray termoprotettivo. Utilizzatelo sempre perché è molto importante, e saranno 2 anni che utilizzo, no, forse un po' meno, insomma un anno abbondante che utilizzo questo qui di Frank Provo, che va molto molto bene, l'ho pagato sui 5 euro ed è, cioè, è poco meno di metà, ma dura veramente un'eternità, ecco. Quindi questo appunto va molto bene, lo applico nelle lunghezze, poi pettino e poi passo la piastra, la riccia capelli, insomma quello che è. Vi voglio fare vedere appunto quali utilizzo, quali aggeggi utilizzo. Allora, come phon utilizzo tutti i prodotti di Remington, ho questo qui della Remington, insomma semplicissimo, col beccuccio. È importante utilizzare sempre questo beccuccio qui, non asciugateli così, perché col beccuccio si indirizza tra virgolette meglio l'aria e si riesce a fare una piega migliore, ed è quello con varie temperature, insomma niente di che, un phon alla fine è semplicissimo, però va molto bene, utilizzo questo qua di Remington. E poi come piastre arriccia capelli, anche quelle di Remington,
Allora, utilizzo questa piastra qui, eccola qui, questa qui di Remington, che ha praticamente il display e posso regolare la temperatura. Di solito la metto al massimo a 180 gradi, non di più. Se riuscite a metterla a 170, meglio, così evitate di, insomma, di rovinarvi ulteriormente i capelli. Utilizzo questa qui e poi sempre di Remington utilizzo questo arricciacapelli che mi hanno regalato di recente, insomma 2 mesi fa. Va molto bene per creare delle onde e dei boccoli molto molto morbidi e naturali. Appunto, dopo aver fatto la piega, aver appunto messo i capelli come voglio, vado come ultimo prodotto a utilizzare questo prodotto di, della Pantene, ed è un siero protezione doppie punte. Di questo, anche questo ce l'ho da tantissimo tempo, ne metto giusto una goccia, pochissima, nelle mani e vado a metterla solamente sulle punte, a distribuire il prodotto solamente sulle punte. Ed è un siero che in realtà serve a nutrire un po' il capello e penso che ci abbia anche qualche silicone dentro a chiudere eventuali punte, eventuali doppie punte. Allora, io ovviamente ho i capelli lunghi, sono capelli comunque sani, però è ovvio che se avete dei capelli lunghi come i miei, addirittura più lunghi, è normale che ci siano delle doppie punte. Cioè, se avete i capelli corti o comunque fino alle spalle, di solito non dovreste averle, ecco. Però su capelli così lunghi non vi spaventate se avete doppie punte o cosa, perché alla fine è normale. Poi i miei sono anche, io alla fine utilizzo sempre la piastra, eccetera, riccia capelli, quindi non riesco a farne a meno, quindi doppie punte ce ne sono, però tutto al più è un capello sano. Io di solito cerco di spuntarli ogni 2-3 mesi, appunto per togliere la parte rovinata, però li spunto giusto di 1-2 cm perché mi piacciono lunghi, ecco. E infine però volevo dirvi un'ultima chicca che ho scoperto nel, insomma, nell'ultimo periodo. Ho iniziato negli ultimi 2 mesi, diciamo, da fine ottobre, ho fatto tutto novembre-dicembre, a bere tantissimo durante il giorno. Perché ve l'avevo già anticipato nel video di Your Tea, della recensione di Your Tea, ho un po' di problemi di stomaco, devo capire che cos'ho, perché dovrò fare anche qualche analisi, perché ho sempre mal di pancia, una cosa pazzesca, e il medico mi ha consigliato di bere tantissimo perché fa molto bene. E quindi la mattina mi faccio un bel bibitone di tisane di qualsiasi tipo, cambio ogni giorno, dal finocchio, limone, zenzero, camomilla, melissa, insomma di tutto, e quindi bevo tantissimo durante il giorno. Io ho notato che a forza di bere, nelle ultime settimane, sia la pelle ma soprattutto i capelli sono diventati molto molto più luminosi, molto più morbidi, molto più idratati. È una cosa che, e anche le unghie tra l'altro, è una cosa che ho visto che è incrementata molto da quando bevo tantissimo. Anche una volta quando li asciugavo col phon rimanevano sempre un po' crespi anche qui, sempre un po' più difficili da mettere in piega. Invece da quando bevo così tanto, visibilmente, e se ne è accorto anche mio fratello, che voglio dire, quando i maschi si accorgono di queste cose vuol dire che effettivamente funzionano, e sono veramente molto molto più morbidi, molto più luminosi anche. Quindi ecco un consiglio che vi do, e veramente l'ho sperimentato sulla mia pelle: bevete tantissimo, non solo perché fa bene in generale bere all'organismo, ma proprio perché aiuta anche a illuminare, nutrire, rendere più morbida, più idratata la pelle, i capelli, le unghie, eccetera. Quindi è un altro consiglio appunto che vi posso dare. Nulla, fatemi sapere anche voi se avete qualche prodotto da consigliarmi, qualche prodotto anti doppie punte, maschere, idratanti, ristrutturanti, insomma, che usate e che vanno bene, perché sono curiosa, sono sempre pronta a scoprire nuovi prodotti. E spero che questo video vi sia stato utile, e nulla, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutte! If you could take my pulse right now, it would feel just like a sledgehammer. If you could feel